Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi dei gemelli. Facciamo questa lettura bonus sull'amore. Vediamo come stiamo vibrando in amore, che cosa sta arrivando, una persona specifica che abbiamo in mente, anche se non c'è nessuno, l'energia di quello che sta per arrivare da te. E potete guardare questo video in qualsiasi momento, è proprio una lettura bonus. Allora, andiamo a vedere per i miei ragazzi dei gemelli. Andiamo anche rispetto a una persona specifica. Gemelli, una persona specifica. Gemelli, allora cosa sta arrivando per i miei ragazzi e gemelli, ragazze mie? Qua c'è una stella, comunicazioni in arrivo che riguardano la stella. Per questa persona abbiamo in mente una persona specifica, sì, la sua stella. Ha avuto questa persona un risveglio spirituale nei tuoi confronti, c'è il giudizio, cioè si è accorto di qualcosa di punto in bianco e sei la sua stella, la realizzazione di un grande amore, di qualcosa di meraviglioso, giudizio e stella. Qua abbiamo un 10 di spade, un salto nel vuoto, ok. Sì, perché magari si è chiuso un dolore molto forte tra te e questa persona, la relazione si è chiusa, fatto sta che questa persona c'è il ritorno, eh? Sì. Magari indecisione tra te e un'altra persona, se c'erano, ecco il 3 di coppe e 3 di spade, una persona che grazie a questa, al dolore ha lavorato dentro se stessa, fatto sta che qua ci approcciamo ad avere un risveglio spirituale nei tuoi confronti imminente, eh? Imminente. Voglio andare subito a capire questa cosa, prima di tutto. Qua c'è una ruota del destino che ha portato questa persona a soffrire tantissimo, karmicamente. Non si è mai riuscito a lasciare andare indietro il passato, ok? Allora, ha ripetuto vari cicli, tante volte gli stessi cicli. Andiamo a vedere quindi questa persona nei tuoi confronti con questo 10 di spade. 10 di spade, sì, ragazze mie, c'è un'apertura d'amore, comunicazione emotiva, dichiarazione d'amore, cavaliere di coppe. Mi date da chi ha potuto fare resistenza col 7 di bastoni. E il matto, questo salto di fede, a che cosa compo? Mamma mia, ragazze mie, re di coppe! Wow, re di coppe, 9 di bastoni, ha fatto resistenza a questo amore, questo signorino qua. Allora, qua c'è re di coppe, cavaliere di coppe, ragazze mie, questo è innamorato. Totalmente, c'è un risveglio spirituale su questo, non c'è molto da dire su questa stesa qui, eh? E la ruota della fortuna, fatemi capire, la ruota del karma, perché ha sentito questo? Perché c'è il 5 di coppe, ha sentito tanti rimpianti, nostalgia, anche senza di te, se c'è stata una separazione. E quindi aspetta di questa comunicazione che è meravigliosa, eh? È anche molto commovente questa stesa. Sì, ha abbandonato la connessione, il giro del karma, tante volte magari l'ha fatta questa cosa. Ok, qua abbiamo capito, voglio capire, vediamo. Sì, atteso, sì, non c'è molto da dire qui. Voglio capire a cosa porta subito questo giudizio. Questo risveglio spirituale nei tuoi confronti cosa comporta? Abbiamo già visto qua questo giudizio. 6 di spade, sì, anche venire nei tuoi confronti. 8 di coppe, lasciarsi andare indietro il passato e tutti i comportamenti sbagliati. 4 di bastoni, molte fiamme gemelle anche qui, non c'è dubbio. Qua abbiamo un risveglio spirituale nei tuoi confronti che porta ad andare dove non ci sono più difficoltà, ad andare a lasciarsi alle spalle quello che ha determinato del dolore, andare incontro alla celebrazione dell'amore col 4 di bastoni, 4 di denari e tre, se l'è tenuto dentro tutto questo. E qua c'è la chiamata che ti viene a dire questa cosa qui. Adesso io voglio andare a vedere di cosa mi parla lasciarsi indietro alle spalle, cosa ci si lascia indietro con questo 8 di coppe. Cosa ci si lascia indietro? I conflitti, 4 di spade e la chiusura se c'è stata. E il silenzio ci si lascia indietro. Cos'altro ci si lascia indietro? L'indecisione, la progettualità, sa già cosa deve fare. Cosa ci si lascia indietro? Ci si lascia indietro anche asso di bastoni, cioè avere soltanto quella cosa, ok? Magari soltanto un rapporto sessuale, sensuale. Ci si lascia indietro tutto questo perché si vuole un nuovo inizio. Non c'è più solo passione, qua c'è passione e amore. C'è un salto di fede rispetto a questo. Ci si lascia indietro anche se magari era un po', diciamo, un Don Giovanni, queste situazioni qui. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. 7 di coppe. Stai immaginando tanto, ci sono tante. Lui ha immaginato tanto che soltanto con te può giungere a questa situazione qui di pieno appagamento emotivo, fisico, cioè, ok, sono le illusioni positive che si fanno, la fantasia. Cos'altro questo 4 di bastoni? Regina di bastoni. Sei il suo sogno.
se il sogno, cioè lo attrae in modo devastante, lo attrae in modo devastante. Ok, cos'altro? Con questo 4 di bastoni, 3 di coppe. Vuole il pieno esito di questa situazione. Diavolo, c'è cioè una passione dirompente c'ha questo qua nei miei confronti, eh. Ok, fatemi riprendere queste adesso. Mettiamoci sulla stella, quindi cos'è che ci propone con questo sogno? Magari ti vede anche che hai raggiunto uno splendore straordinario, sei l'astro che guida anche altri. Cioè, sei proprio seguita. Cosa ti propone con questa stella? Cosa c'è con questa stella? Abbiamo già visto una dichiarazione d'amore. Ok, si sanano, la carta della stella è anche la carta della sanazione di quelle dinamiche di perdita. 5 denari, cos'altro? Nuovo inizio, bagatto, la manifestazione di qualcosa di poetico proprio insieme. Cos'altro? L'eremita in modo saggio questa volta, non fa l'andirivieni se l'ha fatto nei tuoi confronti, in modo saggio. Si chiudono tutte quelle dinamiche che hanno avuto a che fare con un andirivieni se è il tuo caso, perché c'è stata sempre insoddisfazione. C'è un risveglio spirituale da parte di questa persona nei tuoi confronti e c'è una dichiarazione d'amore da parte di un re di coppe per andare incontro. 4 di bastoni, che è la piena celebrazione del vero amore. Cioè qua abbiamo la stella, ok? Questo è ciò che dicono le carte per te adesso, in questo preciso istante, laddove non vedevi questa persona, ok? Che c'era un'attesa di comunicazioni, qua ce l'avrai. Eccola qui. Wow, andiamoci a vedere un attimo con questo meraviglioso nuovo inizio, Re di Coppe, Cavaliere di Coppe, 4 di bastoni e stella. Mettiamoci le carte di Laura Tuan, questa persona nei tuoi confronti, con questo amore palpitante. Qua c'è anche una richiesta di scuse, non vede l'ora. Qua è Romeo e Giulietta proprio, c'è amore palpitante. Ci sono dei fremiti quando ci si incontra, ma come se foste due adolescenti, tu solo lo fai sentire così, come ci insegna anche il 4 di bastoni. Questo è meraviglioso. Laddove c'era un amore tediato per altre situazioni, viene risolto questo, ok? Wow, laddove non c'era nessuno, ragazze mie, questa è una stesa che vi indirizza nell'arrivo di una persona, anima gemella o fiamma gemella, che è una persona del passato o di altre vite. E le dinamiche sono queste: un'apertura di cuore meravigliosa, una grande saggezza per situazioni vissute nel passato. Andiamo a vedere questa persona, che porta si apre con questa comunicazione emotiva nei tuoi confronti, gemelli, gemelli, vediamo un po'. Allora, tutto ciò che era una porta socchiusa, avrai una rivelazione. Ci sarà una rivelazione. Infatti qua sotto abbiamo la chiave. Il potere è nelle tue mani. Se hai manifestato questa persona, il potere è stato nelle tue mani. Ti verrà svelato qualcosa, una rivelazione. Magari anche shock per alcuni di voi, eh? Una rivelazione. Ok, andiamo a vedere con le carte della Dea. Chi sei per questa persona? L'ambizione a conquistarti, sei una persona anche molto ambiziosa e è anche quello che a questa persona stimola anche una carica erotica, perché sei una persona molto ambiziosa e ti vede come le colei che raggiunge ogni obiettivo che si è prefisso. Ancora, con chi sei per questa persona? Chi sei per questa persona? La saggezza, colei che lo guida. Chi sei anche ancora per questa persona? Sei colei il flusso. Sei colei che magari se è passato tanto tempo stavate insieme, vi siete presi, lasciati, se è il vostro caso, cioè ci sei sempre tu, ci sei sempre stata tu, il flusso, nel flusso della vita, nel percorrere della vita, questa persona non ha mai fatto resistenza, non ha mai potuto fare resistenza a quello che provava, se è il tuo caso. Altrimenti sei proprio colei che colei che è giunta grazie al flusso della vita a questa persona, è un premio. Chi sei ancora per questa persona? Il tempo, cioè, qua mi viene che molti di voi che è passato del tempo, il tempo passa, ma tu non passi mai. Un'altra carta. E quindi ecco perché, la concentrazione. Un'altra carta. Ragazze, per questa persona siete l'unità sacra. Questa è la carta delle fiamme gemelle, ma al di là delle fiamme gemelle siete con lei che, siccome è il re di coppe, che cosa ci insegna il re di coppe? Ci insegna che grazie alle difficoltà vengono temprati i sentimenti di una persona. Cioè, grazie alle difficoltà noi riusciamo a capire quanto sia forte quell'amore. Il re di coppe ci insegna questo e te lo verrà a dire. Laddove non l'ho fatto, eccolo qui. Questo è quello che adesso, in questo momento, sta accadendo. Ok? Se non è accaduto, questo è quello che ti può aspettare adesso. Va bene, un amore straordinario. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi ringrazio, vi abbraccio dal profondo dell'anima. E noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, che Dio vi benedica. Mua!